Ciao a tutti amici di Oframedy, in questa video recensione vi presentiamo un ottimo prodotto della Paragon Software. Stiamo parlando del noto Paragon NTFS per Mac OS X, giunto alla versione 14, ed è compatibile sia con il Captain, l'ultima versione di OS X, che con le precedenti. Una breve overview di quello che è questo software per chi non lo conoscesse. Permette di scrivere su file system NTFS di dischi interni o esterni. Per chi non lo sa, naturalmente sui sistemi OS X, non solo il Captain ma anche tutte le versioni precedenti, è possibile leggere file da file system NTFS, ma non possiamo scrivere o modificare questi file nativamente. Quindi in questo caso il Paragon NTFS per Mac OS X ci dà una grandissima mano. È stato aggiornato dalle precedenti versioni con delle funzionalità molto interessanti. Come vedete a sinistra riconosce i file system NTFS e poi anche altri tipi di file system. Naturalmente fa uno scan, ha una tabella di riconoscimento, quindi li vedete tutti. In questo caso, come vedete, abbiamo un tera e un altro da 300 giga e partizionato solamente 52 giga, dove abbiamo proprio Windows, quindi abbiamo creato una partizione NTFS in primaria e quindi la vede come partizione utilizzabile. Che cosa possiamo fare in questa versione? Possiamo gestire i permessi di accesso, disabilitare l'ora dell'ultimo accesso è per noi una grande sciocchezza, come lo è per il disattiva Paragon NTFS per il Mac. Se l'abbiamo installato o lo utilizziamo o non lo utilizziamo, non fa nient'altro. Magari possiamo utilizzarlo se stiamo avviando un disco primario anziché il disco del nostro Mac, ma questo è relativo. Quello che potremmo fare, quindi disattiva, verificare il nostro hard disk, proprio come la funzione di disk utility di OS X, oppure che cosa fare? In questo caso abbiamo questo Windows, l'ha riconosciuto come un file system Windows NT, potremo anche impostarlo in modalità d'avvio. Io ad esempio ho un altro hard disk direttamente con Yosemite, un disk esterno SSD, e potremo direttamente utilizzarlo come disco primario. Adesso magari abilitiamo le modifiche. E quindi una volta abilitate le modifiche potremo ad esempio verificare il nostro file system avendo anche i dettagli. Come vedete abbiamo tutte le informazioni del caso e potremo sia verificare che riparare eventuali danni direttamente sul file system NTFS. Quindi un ottimo utility che non troviamo nativamente all'interno del sistema OS X. Poi per le altre impostazioni che possiamo utilizzare all'interno di questo software e impostare un'icona personalizzata o un'icona predefinita a quelle che sono questi presenti nel disco. Nell'impostazione abbiamo l'attivazione del prodotto, il controllo degli aggiornamenti e la disinstallazione. Per la disinstallazione una nota importante: questo disinstalla non disinstalla completamente il software. Purtroppo come tanti software nella slash library comunque lascerà alcune librerie, quindi utilizzate dei programmi esterni per disinstallarlo completamente. Quindi un software davvero molto interessante, è stato aggiornato a questa versione 14 in concomitanza del nuovo OS X e il Captain. È davvero un software che vi consigliamo se volete scrivere su partizioni NTFS senza diventare matti. Beh ragazzi, per questa video recensione è tutto, noi ci rivediamo alla prossima, ciao a tutti!